per quella che si chiama questione morale, così la chiamò Enrico Berlinguer, si usa la cosa pubblica non per produrre servizi e beni collettivi, cioè un'amministrazione efficiente, ma come serbatoio con cui produrre voti. In tutta Europa accade il contrario: se hai problemi economici ti danno un reddito minimo garantito, ma ti rivolgi alla pubblica amministrazione non per chiedere favori, ma per chiedere servizi che funzionano. Fino a che non cambiamo una classe dirigente che ha queste propensioni, cioè all'occupazione della cosa pubblica per fini che non sono quelli assegnati dalla Costituzione, noi non affronteremo mai i limiti strutturali del terzo mondo che caratterizzano la pubblica amministrazione, soprattutto in Italia, soprattutto in Italia centro-meridionale. Dico questo perché, pur avendo posizioni che sapete spesso sono molto distanti da quelle espresse da Confindustria, su questo punto di vista mi considero vostro alleato. Su che cosa non sono d'accordo? Dato le cose su cui, per esempio, se voi mi dite che per semplificare le pratiche alle conferenze di servizi non devono andare i vari stakeholders a rompere le scatole, cioè i cittadini, i comitati, per fare un esempio che dopo comunque abbiamo un dibattito da anni, al di là che io penso che a meno che non venga abolita la giustizia amministrativa, cosa che può anche darsi per i governi che abbiamo in questo periodo, però se rimane, abbiamo, infatti ci state lavorando sia voi che Renzi, ma dubito che ci si riesca se non c'è la Costituzione in questo paese. Semplicemente spostiamo il conflitto a valle, otteniamo a finire 10 giorni prima un permesso, ma poi abbiamo 3 anni di contenzioso tra TAR e Consiglio di Stato lo stesso. Quello che noi dobbiamo fare è avere invece procedure che funzionino. Io non sono esperto di tutto, invidio gli altri, però di ambiente e procedure ambientali me ne intendo abbastanza. Ora, i maggiori paesi europei, quelli che dentro la globalizzazione tirano, sono paesi in cui il responsabile ambiente è il partito della Merkel, rispetto a me è un black bloc. Eppure non è che in Germania non ci sia un'economia che tira. Il problema del comitato VIA, lo dico al presidente Chiodi, vedo anche il direttore Sorgi, a mio parere, è che l'Abruzzo non ha mai avuto una legge organica sulla VIA. E io ritengo che passare i pomeriggi insieme a Paolo Primavera o altri imprenditori, a volte mentre attendiamo per giornate intere di essere auditi, non sia la maniera migliore per organizzare il procedimento amministrativo. Cioè noi dobbiamo eliminare ciò che zavorra e fare sì, cioè che è solo lungaggine burocratica, mancanza di trasparenza. Ma mi pare possibile che io ho dovuto fare ostruzionismo in consiglio regionale per imporre una cosa normalissima come il fatto che le convocazioni del comitato per la valutazione impatto ambientale fossero pubbliche, cioè qualche giorno prima, pubblicate su internet, che tutti i cittadini potessero sapere? E vi posso dire una cosa: questa protesta non la doveva fare Maurizio Cervo, la doveva fare Confindustria, perché è interesse vostro avere un mercato che funzioni secondo parametri europei. E non ti ritrovare, guardate lo stesso discorso del piano cave, ma vi pare possibile che un imposto puoi fare un disastro ambientale mentre un altro posto magari l'intervento è meno pesante, ma ci abita vicino uno come me o come Augusto De Santis, siccome sappiamo come si fa a difendere il territorio, alla fine faccio passare i guai e durare una pratica un'eternità. Ma non è molto giù più, ma perché a nord del fiume Tronto c'è il piano cave e in Abruzzo non c'è? Ve lo domandate, sono io estremista o è qualcosa che non funziona da troppi anni in Abruzzo e non ha nulla a che fare con il libero mercato? Perché nessuno mi venga a dire che i paesi che hanno una normativa ambientale seria non hanno del mercato, visto che quasi tutti i laureati abruzzesi e italiani oramai devono emigrare verso questi paesi dopo aver preso la laurea. Quindi io ne vorrei discutere in maniera meno ideologica, meno di schieramento, più pratica. La mia moratoria è stata abrogata 3 anni fa, non mi risulta che ci sia il piano delle attività estrattive. Noi siamo ancora una sorta di Ruanda Burundi rispetto a un territorio che dovremmo trattare come un gioiello. E poi se andate sopra a Civitella del Tronto alla fortezza, che dovrebbe essere il simbolo, uno dei simboli della nostra regione, ovunque girate lo sguardo c'è un buco nel territorio. E vi pare civile questo? Vi pare una regione competitiva? Ah, di altro abbiamo bisogno. Quanti che abbiamo autorizzato? No, ne avete autorizzate o per un periodo perché ce l'abbiamo visto e poi le siete partiti come treni. Allora, caro Gianni,
torno alle questioni. Quindi il problema della via, siccome l'Abruzzo non ha mai avuto la via come ce l'hanno delle regioni più normali d'Italia, non è che il nostro problema è semplificare la via, perché chissà, ma fare finalmente una via che funzioni. Un'altra cosa vorrei dire, su cui dovremmo fare una riflessione collettiva. Io lo dico con sincerità perché non ho mai amato l'idea che uno è depositario della verità, però vorrei far notare a tutti voi che i governi che si sono succeduti almeno nell'ultimo quindicennio e soprattutto nell'ultimo quinquennio sono tutti governi che hanno una profonda sintonia ideologica e di politica economica con l'organizzazione che rappresentano. Io credo che, così come a suo tempo la sinistra ha dovuto rivedere alcune rigidità ideologiche, parlo degli anni 70 eccetera, mettendo in discussione se stessa, io credo che tutti coloro che hanno fatto proprio i caposaldi del pensiero unico neoliberista e della costruzione europea dovrebbero fare una profonda riflessione, perché qui, al posto di diventare competitivi, noi stiamo dentro un inarrestabile declino che ci porta a diventare non come la Germania ma come la Grecia. E siccome quelli come me sono addirittura fuori dal Parlamento, probabilmente se non ci sarà uno scatto d'orgoglio dell'opinione pubblica saremo anche fuori dalla regione, quindi non è che siamo noi la causa del blocco dell'economia, anzi della decrescita infelice che è in corso. Forse le ricette che sono state in questi anni propinate all'economia non hanno funzionato, e io quindi da questo punto di vista invito tutti a una riflessione non ideologica, perché quello a cui stiamo assistendo mi pare un processo di impoverimento che non riguarda solo le fasce popolari ma anche il vostro mondo, e forse c'è bisogno di un'alleanza popolare tra tutti i ceti produttivi per difendere i territori da queste politiche. E dentro questa riorganizzazione dell'Europa e dei nostri territori per gerarchie anche a livello nazionale, io credo che noi non ci dobbiamo ritagliare il ruolo da zona del terzo mondo, e quindi cercare anche di selezionare e scegliere i modelli di sviluppo più efficaci. Io non vorrei rientrare dentro la gerarchia delle regioni italiane nella zona dove si può andare solo a buttare monnezza eccetera, e vorrei stare in quella porzione del territorio dove si sviluppano progetti innovativi e uno sviluppo locale di qualità. Questo è il senso delle nostre battaglie, spesso a volte le litighiamo eccetera, però è volto a creare, siccome senza discussione diceva ai litigi, diceva Edoardo e Filippo, che bisogna litigare almeno una volta a settimana per uscire l'idea, il conflitto genera innovazione. Laddove una società è statica, dove ci sono sistemi di potere chiusi, un po' come il mercato, le idee non si sviluppano. Quindi noi come ambientalisti lo so che vi rompiamo le scatole mattina e sera, però spingiamo anche, credo, a trovare nuove soluzioni. E vengo a uno dei temi che ci divide di più, l'edilizia. È stata fatta in Abruzzo una legge che prevede, una legge che prevede premi di volumetria fino al 50%, che io ho contestato, poi più in là dirò come la vedo io per uscire la crisi dell'edilizia. Ma mi sapete dire se questa legge ha prodotto chissà quale miracolo di ripresa dell'attività edilizia e della vendita di immobili nel nostro territorio? Devo interrompere, grazie. Grazie. Lucci, un minuto. Io voglio ringraziare di nuovo i candidati. La domanda che farei a tutti e tre, chiaramente è d'obbligo, noi abbiamo discusso un documento e in introduzione siamo stati molto, abbastanza chiari, noi vorremmo capire da loro in modo diretto qual è l'impegno che prendono verso questi imprenditori, queste associazioni che rappresentano il 40% del nostro PIL. Noi abbiamo fatto un documento dove noi non chiediamo agevolazioni, ci mancherebbe altro. Noi chiediamo il rispetto delle regole, vogliamo una semplificazione che significa accelerare i processi. Oggi un progetto non può avere, da me è venuto un imprenditore straniero
e gli ho detto: guarda, se vuoi fare, sono molto veloce, se vuoi fare un'attività produttiva da noi in provincia di Pescara devi andare in un consorzio industriale commissariato. Ma che ci sta la polizia? No, no. Poi quel vabbè, commissariato, liquidazione, vabbè, io gli ho detto commissariato, la parola errata, però per farvi rendere un attimino. Poi scopriamo che il comune di Pescara o altri comuni variano i piani regolatori, ma il consorzio non lo adotta. E allora questo significa che, come diceva prima Luciano, in un termine che io amo tantissimo, un imprenditore vuol dar vita a una propria espressione, questo non si raggiungerà mai. Cioè, se per partorire un bambino ci vogliono 9 mesi, per partorire un'attività produttiva non si sa. Questo è il vero dramma, questo è quello che chiediamo a voi, l'impegno. Cioè, noi non possiamo vivere appesi a un qualcosa di indefinito. Il business ci chiede risposte veloci per essere competitivi. Noi chiediamo ancora una regione competitiva dei servizi. Grazie. Prendiamo spunto da questo intervento, diamo un minuto a testa a Gianni Chiodi, dal Fondo Acerbo, per rispondere concretamente, cioè per dare almeno la prima cosa. Una specie che il paese si sente competitivo, di servizio, cos'è mai produrre di auspicare? E infatti sono, vorrei ribadire qualcosa, così dico con l'Acerbo, dire per esempio che la regione Abruzzo è quella regione che ha più dipendenti. Non è vero, la sua forza di voto ha ereditato 81 dirigenti, ne ha 65. Quindi cominciamo a dire che dei percorsi sono stati innescati, certo la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Le interruzioni, le micro interruzioni di energia elettrica sono una delle questioni più importanti che noi abbiamo dovuto affrontare. Il tratto Villanova Gissi per quanto riguarda l'intervento che si sta facendo è funzionale anche a rafforzare il nostro sistema da questo punto di vista. Lo stesso vale per, nessuno ha parlato del tasso di accumulazione dell'acqua elettrica, che qui nella nostra regione era il più basso d'Europa, una regione che voleva essere turistica, una regione che voleva essere la regione dei parchi a chiacchiere, nella sostanza invece era una regione che si permetteva di avere il tasso di accumulazione dell'acqua elettrica il più basso d'Europa, tranne che in alcune zone della Polonia. In questi anni si è lavorato con un altro tasso di accumulazione dell'acqua elettrica di 12 punti percentuali, non era mai accaduto che non si impegnino nei tassi così. E sono stati stanziati ulteriori 77 milioni di euro che con la delibera di oggi sono stati assegnati ai consorzi attraverso i fondi FAS affinché questo possa essere ancora migliorato. Questo crea e genera economia, ma tutto questo si fa in un contesto nel quale le tasse scendono e nel quale il debito scende. E questa è la praticità delle situazioni. Per quanto riguarda i servizi, devo dire che questa regione deve fare ancora un grande percorso. Questo vale anche in sanità, per esempio. In sanità la regione Abruzzo non è che era la sanità migliore d'Italia, ma qualche anno fa aveva una regione commissariata e la Sicilia no, e la Calabria no, e la Campania no. Ci sarà qualche motivo o non c'è qualche motivo secondo voi? Il percorso di miglioramento è indubbio in questi anni, in un contesto assai difficile, quello collegato al fenomeno di crisi. Un minuto e anche due. Ma siccome anch'io ho sempre dimostrato che non è che per avere i comportamenti virtuosi anche della pubblica amministrazione bisogna raccomandarsi alle mamme, c'è bisogno di regole, di procedimenti, di sanzioni o di premi. Noi dobbiamo fare in modo che nei primi 100 giorni, cioè dal 1 di giugno al 30 di settembre, dobbiamo fare sì che in Abruzzo ci sia davvero funzionante, godibile, rinvenibile, per fortuna quella che viene chiesta da chiunque, che si chiama la digitalizzazione. Anche questo rende certo il dato di velocità. Non indifferentemente un po' di carta e un po' di dematerializzazione, obbligatoriamente la digitalizzazione, che consente controllabilità, misurabilità, verifica dell'efficacia, giudizio sul rendimento dei dirigenti, perché sennò è tutta una festa di compleanno, è tutta una festa dove il crodino non manca mai ma i risultati non si vedono mai.
noi dobbiamo determinare anche quello che ci chiede la norma nazionale come obbligo, che accada. Non è una facoltà del dirigente o del direttore fare in modo che attraverso il digitale il portatore di interessi, sì, il portatore di interessi, di desiderio, desiderio collettivo, non quello individuale fa male, il desiderio collettivo produca la realizzazione di un progetto di vita dell'imprenditore o dell'artigiano. Noi in Abruzzo su questo dobbiamo fare ancora tanta strada e voi dovete essere esigenti nel rimarcare, anche con un diritto di biasimo, perché ci deve essere la certezza che io, se scrivo in termini digitali, un sistema amministrativo mi deve rispondere con velocità senza che vada a pietire come se fossi uno di Fontanara. Secondo, dobbiamo fare sì che in Abruzzo, per esempio, ci si doti di una legge obiettivo regionale, che quando si approva lo strumento finanziario e contabile, accanto ci sia anche la declaratoria dei 10 obiettivi da raggiungere nell'anno successivo amministrativo, individuando anche figure di commissari ad acta che possano disporre del quantitativo giusto di poteri, di risorse e di dotazioni. Questo se vogliamo fare davvero la realizzazione di ciò che occorre, altrimenti è una festa di compleanno. Grazie, rapporto a Cerco. Prego, io cerco di riassumere la nostra posizione così. Quando abbiamo un problema di salute e ci presentiamo al pronto soccorso, ci fanno perdere a volte ore, però noi abbiamo bisogno di esami importanti per la salute. Io sono a favore di eliminare tutte le lungaggini che hanno radici burocratiche inutili, che fanno sì che stiamo ore e ore nel pronto soccorso in attesa della diagnostica, ma non ritengo che sia una buona soluzione eliminare la diagnostica, nel senso che voglio uscire prima dall'ospedale, ma non perché non mi hanno fatto gli esami di cui ho bisogno per sapere se sto bene o male. Questo vale anche per quanto riguarda le procedure autorizzatorie. Verificare se il progetto è compatibile ambientalmente è giusto, far perdere tempo. Io avevo proposto una cosa banalissima, che perché portare nell'epoca di internet tonnellate di fogli, di carta, cioè insomma si possono trovare tanti modi per far funzionare bene le cose e darsi tempi certi sulla digitalizzazione. Siamo d'accordo, abbiamo firmato tutti e però l'impegno prende. Quindi io sul tema voglio sottolineare che per quanto riguarda l'informatica, l'Abruzzo ha una storia molto triste di soldi volati per aria ma non tradotti in progetti, quindi inviterei tutti a tenere una sicuramente la responsabilità non di quelli come me, però la perdita di competitività della regione riguarda tutti. Quindi ripeto quello che intendo dire. Discutiamo, faccio un esempio banalissimo che riguarda i comuni. Se in un comune c'è solo uno che fa il calcolo della buca rossa e un altro comune invece ha previsto che te lo scarichi il sistema di calcolo da internet e te lo proponi tu e non perdi altri 15 giorni supplementari perché uno c'è un tavolo pieno di carte, per i cittadini non ha cambiato niente, no? Non è che c'è stato meno controllo sulla pratica edilizia, eccetera, eccetera. Cioè, noi dobbiamo fare tutto ciò che rende possibile e fare le cose per bene in tempi che siano compatibili con l'esercizio, con il libero svolgimento dell'impresa economica. Io credo che sia possibile, superando contrapposizioni invece su altre questioni, perché ognuno di noi, se si sente male prima di uscire dall'ospedale vuole, o dall'ambulatorio, vuole sapere che c'ha, e non è che se gli dicono non vai a casa e si andò subito a casa va bene, no, noi diciamo no, un momento, io voglio fare l'esame perché sono insicuro del mio cuore. Ecco, questa è la filosofia che noi abbiamo rispetto a queste questioni, e su questo, se posso chiudere, ripeto, a nord del Troncia non è che noi ci dobbiamo sempre inventare tutto. Io direi semplicemente diamoci un modello, non copiamo le leggi delle Calabria, copiamo le leggi delle regioni a nord del Troncia. Se poi andiamo oltre le Alpi, così, perché già il piano cave non ce l'ha la Calabria, le Marche sì, l'Emilia Romagna sì, copiamo, insomma anche nel copiare facciamo un po' di cose. Grazie, certo. Gianni Chiodi, digitalizzazione per burocratizzazione, però certo ha introdotto la sanità, che è un capitolo caldissimo
In questi giorni l'abbiamo visto anche sui giornali, quindi sulla sanità, ma anche che introduce però alla fiscalità, perché qui le imprese sono sicuramente interessate alla problematica, alla tematica della fiscalità conseguente. Guardi, sulla digitalizzazione è partito il progetto che noi abbiamo finanziato, perché a chiacchiere tutti bravi, ma poi sostenere i processi. Tre minuti. Ma sanità, io credo che era il primo argomento che la Confindustria mi pose 5 anni fa. Mi disse: finché ci avranno questi disavanzi in sanità e questo debito, noi saremo impossibilità di fare tutto. Dopo 5 anni la sanità è per 3° anno consecutivo e una delle, non abbiamo più un problema da un punto di vista economico. Questo significa che la nostra regione in equilibrio è una delle 5 che in equilibrio, oggi Fondazione Etica su Milano Finanza se ne esce dicendo che dalle faccelle alla sanità, Fondazione Etica ha rapporto rating che individua gli enti locali e le istituzioni più efficienti e ci pone al 6° posto in Italia per un serie di mix di indicatori che per quanto riguarda la sanità. Ciò ha consentito di ridurre anche le tasse. Voi mi direte, e vedo nel vostro documento, che peraltro risente un po' di alcune informazioni non corrispondenti al vero che sono state veicolate dalla stampa. Primo, basta in sanità la stagione dei tagli lineari. Ma chi ha fatto i tagli lineari? Almeno sosteniamo dov'è il taglio lineare. La regione Abruzzo spende in sanità più di quanto si spendesse nel 2008. Spende in modo diverso. Ha speso tutto il territorio, ha tolto una serie di privilegi, una serie di sprechi, spende in altri settori del mio mandato. Tutto abbiamo fatto perché tagli lineari, anche perché la somma è una spesa maggiore. È vero che anche voi andate dietro al discorso, diciamo così, che si è generato sulla mobilità passiva, quale indice, no? Di potenziale rischio di bilancio, non c'è nessun potenziale rischio di bilancio nel momento in cui la mobilità passiva è già presa in considerazione nelle nostre, nei nostri bilanci e nei bilanci delle ASL. Di conseguenza non c'è, incide il 2,5% nel bilancio del sistema regionale, stiamo un saldo di 67 milioni di euro, questo lo dico perché ci sono delle persone che in qualche maniera riescono a comprendere, a fronte di una spesa di 2,4 miliardi, quindi stiamo parlando di una voce di costo che rappresenta il 2% e più. Naturalmente questo non significa che non si deve migliorare. Per quanto riguarda i livelli essenziali assistenza, qui c'è chi naturalmente dirà la sanità oggi è peggiorata, la sanità è migliorata, c'è chi dirà, non so, una cosa è avere un TAC di 20 anni fa, una cosa è avere un TAC di oggi. Noi abbiamo oggi 50 milioni di euro di TAC e risonanze magnetiche di ultima generazione piuttosto di quelle di 20 anni fa. Andarsi a fare un TAC non è la stessa cosa se fai un TAC di 20 anni fa o un TAC di oggi. Però al di là di questo, dicevo, c'è un tavolo che giudica i livelli essenziali d'assistenza. I livelli essenziali d'assistenza sono stati valutati quando sono entrato nel 2009, erano un punteggio di 120, un punteggio sintetico del Ministero della Salute, oggi sono un punteggio di 146, chiudendo la rete degli hospice che abbiamo già avuto, che ci staranno altri 12 punti, siamo a 156. Che cosa significa questo? Che è possibile fare quello che hanno fatto le altre regioni italiane, cioè mantenere i costi in equilibrio per consentire gli investimenti e migliorare il livello dell'erogazione dei livelli essenziali d'assistenza. Non può essere autoreferenziale, ci sono indicatori esterni ai quali io prego di fare riferimento. E ciò ci ha consentito di ridurre le tasse. Quindi su questo credo che l'obiettivo di Confindustria, che era il primario, perché d'altra parte non ci sarebbe stato null'altro se non avessimo risolto questo problema, secondo me, se fossero in altri contesti, un raggiungimento di un risultato straordinario come quello oggi di essere una regione virtuosa in sanità, vale una legge. Grazie, Chiodi, D'Alfonso. Noi faremo in modo che finisca la stagione del cruise e delle pistole alla tempia per quanto riguarda il riordino della sanità e la produzione di qualità nella sanità. Faremo in modo, per esempio, che scompaia la mobilità passiva come indice che descrive l'assoluta mancanza di organizzazione. Il peso della mobilità passiva, anche come carico di lavoro per l'Abruzzo, è pari a 170 milioni di euro. Questo come dato economico, Poi c'è quella attiva che è meritata dai medici abruzzesi che sono capaci di fare ancora di più mobilità attiva e di azzerare quella passiva che incide su 170 milioni di euro. Sapete che significa sul piano degli abruzzesi che si spostano? Una città come quella di Montesilvano
42.000 persone che vanno fuori regione alla ricerca di un prodotto di salute che è anche semplicissimo: ortopedia, cataratte, accertamento di diagnostica, che i nostri medici, i nostri ospedali, che avete magari fatto anche voi, con un po' di più di organizzazione sarebbero capaci di assorbire dall'interno per l'interno. Vedete, io voglio essere un presidente di regione che attraverso la visione, la programmazione, la cultura dei risultati introduce un supplemento di funzionalità rispetto a quello che già sanno fare le figure dedicate a questa specialissima attività che fa riferimento a diritti fondamentali. Perché poi quando un cittadino è costretto per assoluta presenza di ritardi ad andare fuori regione anche per la diagnostica, lì si scombina la vita di quella famiglia, perché noi abbiamo in questa regione 350.000 oltre 65 anni, dei quali 100.000 sono senza reddito adeguato e soli. Il dovere andare nelle Marche o addirittura in Puglia o addirittura nel Lazio o in Emilia alla ricerca di un intervento di ortopedia, quando qui abbiamo delle eccellenze su questo piano, come le abbiamo dal punto di vista cardiochirurgico, neurochirurgico, secondo me è la misurazione che poi rileva anche il LEA. Noi siamo alla 13ª posizione, dobbiamo fare non di più, molto, straordinariamente di più, introducendo finalmente la cultura degli obiettivi, dell'organizzazione e della verifica dei risultati. Io ho assistito a troppi telefonisti che stanno a capo dei reparti o dei distretti sanitari che hanno una linea diretta con quel direttore generale che fa il sultano messo lì solo per rapporti fiduciari. Ci sarà un capovolgimento totale. Volevo annotare un'altra vicenda che mi sembra molto importante dire davanti a questa platea. Vedete, noi ogni tanto esibiamo come dei risultati, addirittura ancora nel 2014, si sono fatti gli atti di impegno per questo quantitativo di risorse derivanti dall'Europa, o addirittura si sono fatti gli atti di rendicontazione. Noi dobbiamo determinare non l'obolo delle carte che si mettono insieme e che fanno figurare la correttezza delle procedure per aver consumato questa o quella quantità di risorse. Le risorse devono produrre risultati, modificazione del territorio, organizzazione della competitività di questa regione. E sapete che ci vuole? Personale, per esempio, formato come fa le Marche alla rappresentanza a Bruxelles. Il personale delle Marche dedicato alle politiche internazionali, alle politiche europeiste, viene formato alla rappresentanza a Bruxelles per mettere insieme le migliori pratiche di cui dispone l'Europa. Noi invece abbiamo avuto su questo un atteggiamento rinunciatario, pigro, senza visione, e poi lo paghiamo con la scarsa capacità di raggiungere i risultati delle risorse finanziarie che noi impieghiamo. Accetto, e poi ripasso la parola a Chiodi, anche su altri argomenti. Devo solo fargli sapere che la mobilità esiste, la passiva e l'attiva. Da noi arrivano più laziali in Abruzzo di quanti siano gli abruzzesi che vanno nel Lazio, e lo stesso vale per i molisi. La nostra mobilità, che il saldo è di 67 milioni di euro, che lui cita solo quella passiva, non cita quella attiva, si registra principalmente nei confronti delle Marche, per la stessa identica caratteristica, per la stessa identica prestazione per la quale abbiamo la maggiore mobilità attiva. Sia ambizioso, deve essere solo mobilità attiva, sia ambizioso. Ma guarda, quando stavate voi, mi sembra che la Sicilia non era stata commissariata e voi sì. Cioè, è chiaro che tutto un po' migliorare. L'obiettivo sono gli stati, l'obiettivo sono le grandi regioni. Certamente mi sembra che la credibilità che voi avete sul piano sanitario, credo che sia assolutamente di pace di Castiglione. Sarete senz'altro capaci di fare. Adesso che avete fatto 5 anni di opposizione avete capito che forse si può fare in modo diverso. 5 anni. Soprattutto cercando di non disperdere risorse. La parola da certo. Fare primari senza reparto non era mai succeduto, non avete fatto voi. Io le ho vinte le primarie. Io ho fatto la famosa battuta, il bue dice col muso all'asino, non è mai come nella materia come la sanità vale, cioè in quanto c'è stata una continuità storica nell'alternarsi delle varie giunte regionali, soprattutto nella materia sanitaria su due fronti. Uno è il clientelismo interno alla sanità pubblica, anche lì torniamo al discorso che facevo prima. Se tu prendi voti perché candidi medici che poi diventeranno privati, no? E poi moltiplichiamo, cioè, alla fine tu non sei in grado di essere portato, io non credo che la merda del raccomandi privati. Ne sono sicuro.
Certo. Io non sono, sono un nemico della Merkel, eh? Però credo che allora rinuncia e poi le prendi, ma cioè, guardate le loro liste, ma possono riformare la sanità con la gente che ha candidato. Ci sono tutti i responsabili dello sfascio della sanità abruzzese, nonché gran parte dei beneficiari dei finanziamenti angelini. Siccome chi parla e invece chi ha denunciato fin dal 98 angelini e non ha mai raccomandato un primario, cioè le parole devono sostanziarsi poi nei comportamenti. Mettici davvero a fare un dibattito con Arancu, perché è inutile che fate e vi rimbrottate, perché anche nella qualità delle liste io non vedo una differenza qualitativa o uno scatto tentativo di costruire una nuova classe dirigente con nuovi metodi di governo. Per quanto riguarda quella che doveva essere la mia parte, la cosa che intristisce ancora di più, ovviamente non mi posso occupare anche della parte di Chiodi che non è la mia, è una cosa che mi intristisce, perché noi non riusciamo a fare un salto qualitativo nei criteri con cui costruire la classe dirigente. E se non lo facciamo ci ritroviamo ad aver a che fare con queste cose. Io lo dico a Chiodi, tu sei popolare perché avendo fatto i compiti come lo fanno i governi italiani con l'Europa, tu l'hai fatto con i tavoli massicci, non hai potuto accontentare tutti. Il tema vero che si pone rispetto alla sanità, mi pare, e se abbiamo la capacità di imprimere al di là dei vincoli che ci vengono messi a livello nazionale, non sono sempre giusti, non sono sempre giusti, perché come si vede e ne soffrite tutti voi che determinati parametri europei non proprio favoriscono l'economia italiana, determinati parametri che ci impone la politica nazionale sotto dittatura tra l'altro l'Europa, non è detto che siano quelli migliori per far funzionare meglio la sanità. Però io c'è un esempio che cito sempre su cui non ho mai avuto risposta. Dato che noi abbiamo lunghissime liste d'attesa per la risonanza magnetica, per fare un esempio, se la Consip fa un'asta e mette a disposizione macchinari che costavano fino a poco tempo fa, fino a 1,5 milioni, 2 milioni di euro, li mette a disposizione a 420.000 euro per le ASL italiane, perché le ASL abruzzesi nessuna si è rivolta a quell'asta e l'ha presa anche una? Chiodi mi dice che diversa la risonanza. No, io mi invito a scrivere una relazione su questo. Posso pensare che ci sono delle rendite di posizione che non si vogliono disturbare? Io già di quando parlo un argomento l'ho studiato, lo sa anche la funzione. Allora posso dire che è così che non si va avanti, cioè noi dobbiamo spendere bene, dobbiamo fare in modo che i tagli non colpiscano il diritto alla salute dei cittadini, per essere chiaro. Cioè ci sono due modi per tagliare: uno è far pagare il risanamento ai cittadini, uno è farlo pagare allo spreco, alla clientela e all'affare. Su questo però bisogna avere la biografia per poter fare. Il tempo è scaduto. Le domande ora le aspettiamo dagli investitori, ovviamente, e quindi abbiamo la Iperino, vicepresidente nazionale dell'ANCE, e poi per Confindustria abbiamo il presidente Pinosa. Io volevo fare una domanda relativa alla burocrazia, che credo sia il vero cancro, e sono molto contento di averlo sentito ribadire dai tre candidati presenti. Però voglio citare dei casi, vedo che siccome il dialogo spesso finisce per parlare di sanità, anche in casi miei personali vissuti di edilizia sanitaria, senza voler naturalmente addossare colpe a nessuno, perché noi abbiamo seguito l'ultimo lotto dell'ospedale di Bini dal 2006 al 2012, abbiamo avuto 4 manager e 5 direttori amministrativi. 4 manager in 3 di un colore, uno di un altro, un commissario e 3 manager per la decisione, 5 direttori amministrativi. Abbiamo realizzato un'opera che è costata la collettività, compreso di spese tecniche, IVA, eccetera, circa 36 milioni di euro, l'opera è finita da 2 anni e chiusa. L'opera è chiusa perché ufficialmente la ASL di Chiodi non ha i soldi per comprare i letti, i comodini, le macchine, le attrezzature per arredare circa 10 milioni di euro
questo ospedale che sarebbe vitale per la collettività, per l'area metropolitana. Voi avete visto spesso sui giornali che abbiamo le barriere nel nostro pomeriggio per i corridoi. Abbiamo messo 4 anni per approvare una perizia di variante da parte di un ufficio diretto da un certo ingegner Pasqualino De Flavis, ubicato di fronte al vecchio ospedale di Pescara, Tribunale di Pescara, Palazzo Monti. Io mi stavo per andare a incatenare sotto la porta di questo giorno. 4 anni la variante, sapete cosa prevedeva? La costruzione delle sale operatorie. Noi abbiamo fatto un ospedale senza sale operatorie, come la cattedrale nel deserto. Presidente, aderisce, quindi credo che lo sa. I tempi di discussione sono stati 7 mesi per sala. Io non riesco a capire una cosa. Io a livello nazionale mi occupo, ho seguito con Paolo Puzzetti la convenzione con la Cassa di Depositi e Prestiti per il pagamento dei crediti arretrati. Io dico una cosa, l'altro giorno ho chiamato il Comune di Francavilla e concludo, per chiedere come mai non mi si pagasse uno stato d'avanzamento da dicembre e gennaio di un piccolo asilo che stiamo costruendo. La risposta è stata: non è finanziato con la Cassa di Depositi e Prestiti che paga in 15 giorni, è finanziato con la Regione. Quando arriveranno i soldi li pagheremo. Allora, io non riesco a comprendere come mai non si possa far sì che un ente enorme come la Cassa dei Depositi e Prestiti paghi in 15 giorni, la Regione ci metta 6 mesi, 7 mesi ad erogare un saldo ad un ente locale. Cioè, così come non riesco a capire 4 anni per l'approvazione di una variante, oppure un ospedale che da 2 anni vitale per l'area metropolitana di Pescara è concluso, non si può aprire perché non si trovano i soldi per arredarlo. Non parlo del contenzioso, noi abbiamo concluso 1 anno e mezzo fa, abbiamo circa 5 milioni di euro di riserve, nessuno ci ha risposto al tentativo di componimento bonario. Io l'avrei chiuso con 4 soldi, poi si finirà a fare una causa che solo di avvocati costerà 4-5 volte a quello che io avrei chiuso col componimento bonario, come ho fatto con gli interessi. Nessuno da 1 anno e mezzo risponde alle nostre raccomandate per fare obbligatorio, ex 32 bis del codice degli appalti, il attuale 240 bis, voi sapete, nell'ambito del taglio di riserve, che abbiamo contenuto dentro una percentuale, nessuno ci risponde. Non è naturalmente oggi è un caso, perché ho premesso, abbiamo avuto un commissario, 3 diversi manager, 5 direttori amministrativi diversi, di colori diversi, quindi, però insomma a queste cose lo dico come imprenditore, come presidente di un'associazione provinciale, ma anche come vicepresidente nazionale dell'Opera Pubblica, dobbiamo cercare di dare una risposta concreta. Grazie. Allora, io vi dico che ci sono decine e decine e centinaia di casi con cui i soldi vengono pagati in tutto il mese. Il suo pagamento è un problema serio, ed è un problema molto serio, ma è personale, e riguarda una vicenda giudiziaria contenziosa, una vicenda di una costruzione fatta su un progetto che non era alla fine un progetto che era, come posso dire, attuabile, mancavano le sale operatorie, cioè, quindi il suo problema è il suo problema, è una disavventura che ovviamente non è detto che tutte le ragioni stanno da una parte, però non è che privilegiare il discorso generale, ci sono molti lavori che invece vengono trattati in modo puntuale perché corrono i problemi durante le fasi né progettuali né istruttive. Sa che l'ospedale di Chieti, che abbiamo invece pagato velocemente, fatto anche con qualche no, sia progetto che esecuzione dei lavori, mi sembra di sappiate, no? Sapere che è stato fatto senza insomma, no? Le cose che ci sarebbe dovuto stare in ospedale di Chieti in alcune situazioni. No, mi riferisco a quello precedente. Perciò è un fatto personale sul quale so già la persona, ma ci sono altre. Lei è abituato a portare i fatti personali come se fossero esemplificati di situazioni generali. Non lo sono esemplificati di situazioni generali. Facciamo domande sull'intervento, che cosa si aspettano, guardi, prego. Questa vicenda è una vicenda delicata,
Prego, una riflessione e una domanda. La riflessione, prendendo spunto dalle considerazioni, dall'atteggiamento laico che diceva il consigliere Acerbo, che con l'industria ha apprezzato alcune cose fatte dell'ordine del concreto, non vorrei far mancare in questo dibattito la questione idrocarburi, ma sono convinto che martedì prossimo se ne discuterà in maniera molto più responsabile, perché in Abruzzo non c'è solo Confindustria, che peraltro ha fatto una grande crescita a non contrapporre 26, a 26 comitati del no a prescindere, altrettanti comitati del sì a prescindere, ma c'è anche Roberto Campo, cioè, e da ieri sul Messaggero c'è anche il presidente Romano Prodi che ci invita a fare una riflessione molto, molto responsabile, per cui io prendo atto della tua, del tuo atteggiamento laico e magari dopo martedì ne parliamo. Questa era la riflessione. La domanda è, visto che da questa parte sembra che c'è poca consapevolezza che siamo in un nuovo mondo, ma da alcuni di voi continuano a parlare di crisi, la domanda è se dobbiamo riorganizzare questa presenza dello Stato e degli enti locali, degli enti pubblici sul territorio, e se è vero che per crescere bisogna essere disposti a perdere qualcosa. E Confindustria L'Aquila per esempio ha avuto il coraggio di dire di no al proprio aeroporto all'Aquila perché ne ha già quattro, perché l'Abruzzo ne ha già quattro di aeroporti, e mi riferisco a quello di d'Abruzzo, all'Urbe, a Ciampino e a Fiumicino, perché non credo che c'è nessun'altra regione d'Italia che ha a un'ora e mezza, massimo due, ben quattro aeroporti. Che cosa siete disposti a dire di no? Pur di ragionare in termini di unicum di questo Abruzzo, visto che siamo appena 1.300.000 abitanti. Grazie. E un'ultima domanda, fede al turismo, quindi tocchiamo anche il turismo. Prego. Volevo introdurre un argomento che non è stato toccato, ma che di importanza viene al secondo posto nel bilancio della Regione Abruzzo per quello dei trasporti. Ecco, l'Abruzzo ha una situazione abbastanza complessa in questo settore, con una fortissima presenza di imprese pubbliche e un manipolo di aziende private che rappresentano in termini di chilometraggio di percorrenza circa il 20%, contro una presenza preponderante delle pubbliche. Assistiamo in questi ultimi tempi nel rincorrersi di comunità stampa che segnalano la grave difficoltà che sta attraversando il settore pubblico. Ecco, ci piacerebbe sapere qual è il programma dei candidati presidenti su questo tema. Grazie, le risposte brevissime, perché so che dovete andare via tutti, e in conclusione le risposte brevissime, ringrazio Acerbo, poi Alfonso, chiude gli occhi. Allora, per quanto riguarda gli idrocarburi, la mia non è una posizione ideologica, ma è una posizione che mi sono abituato ad avere la stessa posizione prima e dopo la data delle elezioni. E quindi di opposizione all'attuale strategia energetica del nostro governo, e rimarrà tale, voglio rassicurarvi tutti però, che dato che Renzi modifica il titolo quinto della Costituzione e crede che la Regione non abbia più competenze in materia, si potrà fare di tutto, ovviamente con la nostra fermissima opposizione. Faccio notare però una cosa, che negli Stati Uniti d'America, che molto spesso sono citati come esempio da Confindustria, non da me, per alcune cose sì, altre no, però che sono un paese sovrano, non sono una colonia della gerarchia della riorganizzazione del nuovo mondo di cui parlavi tu, ti consiglio un film di un grande regista americano, l'autore di Will Hunting, che gerarchia Gus Van Sant, si intitola Promised Land, ed è su gas, sullo shale gas. E lì si vede che negli Stati Uniti d'America, cuore dell'impero, tu non fai neanche un buchettino, può essere la più grande multinazionale del pianeta, se non lo vota il consiglio comunale di quel paese. Noi invece stiamo andando in un'altra direzione. Io credo che il tema non sia ideologico, perché è ovvio che la nostra società si basa sugli idrocarburi, cioè ancora per un po' di tempo, spero meno possibile. Il tema è se il nostro territorio regionale, alcune delle sue porzioni, debbano avere questo tipo di vocazione. Io credo di no, perché non si possono fare 10 mestieri. Grazie. Non è che tu nello stesso locale fai un'officina di elettrauto e fai un ristorante slow food, fai lo slow food per l'elettrauto, poi dai due posti diversi, certo. Farei anche due le cose. Un minuto a testa, grazie.
Allora, riparto dalla domanda un po' strapazzata del presidente De Cesare. Allora, la domanda che ha posto il vicepresidente nazionale di ANCE ha un valore di carattere generale, si tratta soltanto di volerlo rispettare quel valore. Quanto significato ha per Regione Abruzzo il contenzioso? Il contenzioso nel bilancio pubblico e nell'azione pubblica di Regione Abruzzo è come un insieme di tartufi che si tende a nascondere o a rinviare. Io quello che vi garantisco è che il 28-29 di maggio parte una lettera a tutti i capi servizio e ai dirigenti per chiedere quali sono le consistenze di deficit, debito e situazioni potenzialmente debitorie, anche quelle riferite a contenziosi, dei quali contenziosi posso avere un'opinione sì personale, ma ci sono le carte che me lo devono dire, e me lo deve dire l'ufficio legale, e me lo deve dire il dirigente a prevalente competenza di cosa si tratta. Questo è il governo, il contrario è la cipria, è l'atteggiamento del cameriere che dice non è di mia competenza, mi scanso, viene dalla complessità della situazione. Secondo dato, piattaforme petrolifere sono per il no costruito con la robustezza di posizioni qui e a Roma. A Roma insieme qui chi ha la titolarità della cattedra. Diremo no con atti resistenti e tipici di cui è capace la regione. Terzo, aeroporto, un solo aeroporto, mantenuto dalla programmazione pubblica. Un solo aeroporto che venga specializzato per le rotte e per le funzioni. Quarto, trasporti, società unica, con classi dirigenti scelte non perché vengono a pranzo il giorno delle virtù. Allora, per quanto riguarda gli idrocarburi, la nostra posizione è contenuta in atti, perché anche quella contro il centro Oli, quella no, una volta il centro Oli era contenuta in atti, ma poi in politica c'è un momento per dire le cose, per commenterle, e un momento poi per non mantenerle. Nel caso nostro, quello che abbiamo detto è quello che è stato fatto. E questa, la nostra posizione, è una posizione mai pregiudiziale di per se stessa, è sempre una valutazione di quelli che sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Si contemplano quelle che sono gli effetti sui cittadini, si capisce, si vede se si può accettare un sacrificio di un diritto a vantaggio di un altro diritto, e si contemplano questi interessi. Da quando ci stiamo noi, tuttavia, non è accaduta nessuna nuova trivellazione. Il problema adesso è che è troppo facile per il candidato del Partito Democratico dire no. A parte che bisogna vedere no, ma poi insomma, voglio dire, in questo momento è il Partito Democratico che invece, nel momento in cui c'è stata un'accelerazione fortissima sotto questo punto di vista, no? Mi sembra chiaro. La lettera di prova di ieri, la posizione di Renzi che ha riferito poco fa a Cervo, l'immediato arrivo degli UFO che stanno arrivando, quindi voglio dire che stanno veramente arrivando, quindi nel senso subito c'è stata un'accelerazione. Per noi dare il principio di precauzione, che valutiamo di volta in volta le situazioni in maniera tale da fare un discorso, direi, complessivo. Per quanto riguarda un solo aeroporto non c'è opera di dubbio, non c'è mai parlato di un secondo aeroporto, se ne è parlato solamente sulla stampa, non se ne è mai parlato, è un'attività privata e ogni attività privata può nascere e morire. Mi sembra che sia abbastanza lungo e collato questo aeroporto. Qual è l'ultimo aspetto? Trasporti, la nostra posizione è quella che abbiamo voluto mettere nel patto per i trasporti dell'Abruzzo, prevede una molto più, diciamo così, complessa la questione. La società unica è una delle opzioni, a fianco anche ad un miglioramento di quelli che sono i livelli di produttività del sistema pubblico, che oggi è un sistema pubblico che non ha i livelli di produttività sufficienti per diciamo, contrastare o comunque ridurre i costi e dare lo stesso servizio, perché è possibile farlo. Per quanto riguarda invece il rapporto con i privati, noi lavoriamo ad un consorzio pubblico-privato che abbia una serie di, diciamo, di opzioni e di possibilità, e questo significa anche parlare in ottica di complementarità e non solo di concorrenza, anche se la concorrenza alcune volte è positiva in questo momento. Devo interrompere, il minuto è passato un po'. ANCE voleva un altro intervento, Antonio Gentino, sul piano casa, per introdurre un attimo questo argomento. Però
magari rispondiamo dopo, magari lo rispondiamo dopo, magari dopo, perché adesso non togliamo, perché è tardissimo, dovete andare via. Prego, è un argomento che rispondere anche come di Franco. Ovviamente è un argomento che non si può esaurire in un minuto, quindi cerchiamo di capire che cosa chiedete. Certo, chiediamo regole certe, sicuramente sia Confindustria che Ancia Abruzzo chiedono regole certe e che le scelte vengano fatte dall'amministrazione a cui la rende conto. Però queste regole e queste scelte bisogna prendere una volta per tutte. Noi si parla tanto di non consumo del suolo, si parla tanto di rigenerazione, ma sappiamo che queste due le cose non vanno a braccetto, perché se non consumiamo il suolo dobbiamo rigenerare. E quindi ci serve veramente fortemente che esercitiamo un diritto sicuramente di premialità, se no questa cosa non può decollare. E per ultimo, essendo una cosa molto molto sentita, perché sento da molti candidati dire che c'è un forte inventute, quindi si dice che c'è un'opportunità a fare. L'inventute in Italia, la politica privativa non c'è, perché su 1.100.000 case invendute c'è una richiesta di circa 700.000 nuove abitazioni, che oggi purtroppo le famiglie e diciamo le giovani coppie non riescono a comprare. Allora perché non pensare a un housing sociale, dove anche lì si può fare case per l'housing sociale, quindi consumare suolo, e quindi abbiamo un grosso invenduto che invece potrebbe fare al caso, perché noi imprenditori ci metteremo a disposizione con dei pezzi calminati da dare per l'housing sociale. Grazie. Prego, a Cerco, facciamo il giro a Cerco da Alfonso Giorgi e poi con il Presidente Angelucci. Grazie. Sì, un minuto, rimaniamo un minuto perché dovete andare a via. Funziona? Allora, stavo dicendo, mi pare che i premi volumetria ci sono e non hanno funzionato per le ragioni di mercato che dicevi. Non ci sono, perché con l'HM eccetera, vanno a fare come collega ieri. Solo il comune di Pescara, grazie alla mia presenza, non ha avuto l'approvazione di quella delibera, comunque c'è il 20% del premio in deroga tutto. Non si può dire che c'è a Montesimano, c'è il boom delle vecchie, c'è un problema di... Allora, io sono molto chiaro, noi siamo per una legge urbanistica sul modello della Toscana e salvaguardi il nostro territorio, non c'è più territorio da consumare. Dopodiché gli incentivi vanno finalizzati, come accade nella legge, sempre in approvazione, in applicazione del decreto sviluppo, che hanno fatto regioni come la Puglia, le Marche, altro, ma quelle che l'hanno fatto, perché la Toscana ha deciso di non manco farla proprio. Io vengo incontro. Noi siamo per fare delle leggi che però prevedono che l'incentivazione sia collegata a un progetto urbanistico organico per un'area della città. In Puglia l'hanno chiamato, mi pare, Poru, dall'altra parte l'hanno chiamato in un'altra maniera, però che non ci sia un sorta di dadaismo per cui noi già abbiamo delle città costruite negli anni 60-70 male, eccetera, e finiamo a ammazzarle. Credo che questo si possa fare. Dopodiché io ritengo che noi dobbiamo rimodulare i fondi FAS nel parco progetti, scegliere quelli, ma non solo i fondi FAS, ma anche insomma tutto ciò che è accumulato nel parco progetti, e scegliere una priorità. E io penso che la priorità in questo momento, e concludo, sia far incontrare le case costruite con i cittadini che hanno bisogno di casa. Gli strumenti ne sono molti e credo che io, essendo keynesiano, si possono trovare delle ottime soluzioni per far andare avanti chi lavora e chi ha bisogno della casa. Allora, con la velocità di cui siamo capaci quando veniamo aiutati, occorre premialità non di tipo volumetrico, ma dobbiamo metterci d'accordo su quali altri tipi di premialità possiamo mettere in campo. Quello che è certo è che è necessario ricostruire il costruito, o
operare sul costruito per renderlo meno impattante, meno odioso, meno conflittuale con tutti i diritti che vengono posti nella città contemporanea: bellezza, comodità, spazio, vuoto, parcheggi. Per fare questo c'è bisogno, sì, adesso, su questo, di alleanza, dove ciascuno fa la sua parte, anche coniugando tipi innovativi di premialità. E tra le premialità possiamo considerare anche una quota di investimento finanziario, anche una quota di investimento finanziario. Come presenta la Regione, per esempio, voglio trovare la maniera per utilizzare l'invenduto che c'è per aiutare le giovani coppie per le quali noi una risposta ci dobbiamo impegnare a produrla, oltre che per collocare e alloggiare gli studenti universitari. Una sfida agli imprenditori, per i quali io nutro straordinaria simpatia, come noi tutti, anche quelli che non votano, che non votano me o che decidono di non votare mai più, poiché producono ricchezza, mi stanno simpatici e devono meritare il sostegno della politica e della visione. Concentratevi per produrre innovazione e qualità. Pino Mauro prima ha fatto un richiamo al potere pubblico e ai privati e al sistema anche dell'Europa di produrre ricerca e sviluppo, innovazione e qualità. Questo vi deve impegnare molto, qualcuno di voi ha inventato anche brevetti che consentiranno per esempio in città a rischio sismico di sapere resistere. Ecco, io rispetto a quello mi impegno a dotare di norme adeguate che incentivino quel tipo di prodotto. Grazie, Gianni Chiodi. Tre, io cerco di essere molto veloce. La prima è una nuova legge sul territorio, che l'assetto del territorio, che non cambi come voi avete scritto il documento solo la terminologia, lasciando tutto mutato, ma che affronti alcuni temi, e quelli sono della riqualificazione e riduzione del consumo del suolo, la gestione efficace dei piani, sui quali si può fare molto, il rapporto pubblico-privato, che è la vera chiave di volta di tutte quelle che saranno gli aspetti futuri dell'economia e dei livelli infrastrutturali, cioè dell'infrastrutturazione, insomma, della possibilità di realizzarle, e naturalmente poi una programmazione comunitaria per il 2014 che punti su alcune questioni che, come voi conoscete, sono al centro anche della precedente, per certi versi, che riguardano la rigenerazione urbana, ancora il dissesto idrogeologico, l'edilizia scolastica. La Regione ha messo in atto il più grande progetto di messa in sicurezza al mondo che ci sia stato, di 225 milioni di euro per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici, non degli edifici, delle persone che ci vanno. E naturalmente anche una serie di interventi che possano facilitare opere immediatamente cantierabili, e noi sappiamo quali sono, perché il livello progettuale che noi conosciamo è abbastanza, in alcuni casi abbastanza evidenziato. Questi sono gli aspetti. Naturalmente la professione di vicinanza al mondo imprenditoriale per me è naturale, figlio di imprenditore, professionista che rispetta le regole e che non si... e che c'è un rapporto sano con il territorio. Grazie di questa mattinata. Il presidente Angelucci scusa, una sola domanda. Che ne facciamo della Roma Pescara, che è diventato un binario morto? Io abito all'interno della montagna Abruzzese, a Tagliacozzi. Non ce ne serviamo di niente. O si raddoppia e si fa il doppio binario, e ha una funzione anche strategica, strutturale per l'Abruzzo e per l'Italia, se no la cancelliamo perché non c'è stato il binario. Senza andare davvero, ma danno.